Nei giorni del 25 al 28 aprile del 2013 si è svolto sul campo federale di Castel Giorgio, il nuovo campo federale, il campionato italiano di long casting, categorie 100, 125, 150 e 175 rotante, organizzato dalla società La Gloriosa Casters di Montefescone, del quale sono presidente. Gli atleti partecipanti sono stati 33, provenienti praticamente da tutta Italia. Come tutti gli sport estremi, fino all'ultimo giorno non è mai chiaro il vincitore. Anche se a tutt'oggi in testa è Massa Alessio, l'atleta che è anche tra parentesi campione mondiale, fino all'ultimo momento in ogni caso non è dato di sapere chi sarà il vincitore, perché il nostro sport è condizionato assolutamente dal vento, che in qualsiasi momento si può levare e cambiare le classifiche radicalmente. Questo perché il nostro sport è fatto sempre in condizioni di vento alle spalle, per dare la possibilità agli atleti di avere un settaggio dei mulinelli ottimale. Con riguardo ai settaggi dei mulinelli, è possibile infatti che tra un lancio e l'altro ci possano essere anche 10, 15, 20 metri di distanza, a secondo di come sono settati gli spunti in partenza dei mulinelli. Allora, il long casting nasce prima di tutto dall'esigenza dei pescatori, dei surfisti, di chi pratica il surf casting, di raggiungere distanze notevoli per appunto raggiungere il cosiddetto frangente per la pesca, soprattutto nel periodo invernale, mare mosso. Quindi nasce da questo. Poi logicamente quello che facciamo noi è un'esaltazione di diciamo quel gesto che viene effettuato in spiaggia. E tutto ciò ci permette di ottenere distanze ragguardevoli sia in pesca sia sul campo. Riguardo le attrezzature che noi utilizziamo, diciamo, non hanno quasi niente a che vedere con le attrezzature usate nella pesca sportiva. Sono delle canne che reggono dei carichi notevoli, appunto adatte all'uso delle quattro gramature, pensare addirittura che si pendola e si lancia con un piombo di sospensione, un piombo da 175 che è abbastanza pesante. I mulinelli hanno una costruzione particolare perché praticamente sono dotati di freni centrifughi o magnetici, permettendo in questo modo di liberare la bobina e aumentare la gittata, completamente diverso da ciò che si fa normalmente in pesca.
confermo. Thank you.
diciamo che è stata una settimana fantastica, un'ottima organizzazione. Non è venuto a mancare niente alle esigenze di tutti i lanciatori, almeno da parte mia, questo è il mio pensiero, in un fantastico campo che già a dicembre precedentemente durante la Coppa Italia mi regalò due record italiani al 125, il record del mondo al 150, che anche a questa tornata sono riuscito fortunatamente a migliorare ancora una volta, e quindi un ottimo campo, un'aria particolare che permette, grazie anche all'altezza, all'altitudine del campo, che ci permette di ottenere distanze da record che difficilmente in altri campi si riescono ad ottenere. Campionato italiano di long casting, ormai questa è un'attività consolidata, quella del long casting. E presto su questi campi dovremo vedere anche l'attività femminile, perché si sta aprendo anche alle donne questa attività, per cui il long casting potrebbe diventare veramente una disciplina importante nel settore. Importante perché speriamo sempre nell'intervento del CIPS per farlo entrare ovviamente nelle discipline olimpiche. Anche perché questo qui è veramente uno sport che dove il gesto atletico è importante. Per questo c'è che dire, fare gli auguri a tutti i ragazzi, ora guardiamo poi i risultati di questo importante impegno. Quest'anno è stata la prima volta che la società mia ha organizzato il campionato italiano di long casting sul campo nuovo, il nuovo campo federale, questo qui di Castel Giorgio in provincia di Terni. La gestione è stata affidata alla società mia, la gloriosa Casters di Montefiascone, e l'impegno è stato abbastanza grosso, però la soddisfazione è stata altrettanto grossa. All'interno della manifestazione si è registrato un nuovo record mondiale sulla categoria 150 grammi da parte dell'atleta Massa Alessio del J-Casting di Cagliari. La gara si è svolta in 4 giorni. Abbiamo lanciato, come si fa di solito, le 4 categorie di piombo, la categoria 100 grammi, 125, 150, e oggi è l'ultimo giorno di gara e stiamo lanciando la categoria 175 grammi e siamo alla seconda batteria. Per ora su 3 giorni di gara in testa Massa, che poi tra parentesi Massa è anche il campione mondiale in carica, Alessio, e è in testa adesso al termine della terza giornata con circa 20 metri sul secondo, che è Francesco Del Nero. Quindi a questo punto sembra quasi che i giochi siano chiusi, però il long casting è uno sport di quelli che, come tutti gli sport diciamo estremi, perché poi parliamo anche di una sorta di sport estremo che sembra un gioco ma poi effettivamente un gioco non è, perché è un gesto assolutamente atletico, è un gesto assolutamente che è un mix esatto di tecnica, di forza, di velocità, di tempismo su un piombo che gira, che non è sempre facile agganciare nel momento giusto. E quindi, come tutti gli sport estremi, fino all'ultimo lancio non è mai detto niente, perché poi il nostro sport in ogni caso è comunque sia sempre condizionato dalle condimeteo, condimeteo intese come vento, perché noi il nostro sport chiaramente è uno sport che si svolge e dovrebbe svolgersi sempre in condizioni di vento alle spalle. Quindi il vento alle spalle, poi su un lancio che ha un'inclinazione a 35-40 gradi, tante volte come parte il piombo, è anche possibile che nel momento in cui tira un concorrente e c'è una grossa folata di vento, registrano delle misure che normalmente non si registrano. Quando vuoi puoi andare. Quest'anno sul nuovo campo federale di Castel Giorgio si è svolto il campionato della non casting dai giorni dal 25 al 28 aprile del 2013. Organizzato dalla società La Gloriosa Casters, del quale sono presidente, è stata una grossa prova per noi, perché poi oltre questo c'è in programma con grosse probabilità il mondiale del prossimo anno. E adesso il presidente federale sta trattando appunto a livello internazionale per organizzare il mondiale in Italia, dal momento anche che l'Italia in ogni caso è campione del mondo. Due piccole notizie intanto. Si è svolto, in questi giorni si è svolto in Portogallo, a Lisbona, il congresso della FIPSEM. C'era giù il presidente Antonio Gigli, del quale vi porto i saluti, insieme al presidente Ugo Claudio, ma il presidente nazionale Matteoli. E io e Gigli
avevamo pensato di fare delle richieste per quanto riguarda il 2014 per degli eventi mondiali. Per cui ci siamo rimessi, nonostante usciamo da un 2011 dove abbiamo dovuto organizzare di tutto e di più, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto vabbè, riproviamo questo percorso. Abbiamo chiesto il mondiale per il 2014, il mondiale è stato accettato, tra pochi giorni sarà sul sito della PIPSEM, il mondiale 2014 sarà in questo campo. E dai! Primo classificato, metri 248,12, Massa Alessio. Bravo, bravo. E 251,39, Pigliafoco Daniele. Bravo. Secondo classificato, metri 254,99, Massa Alessio. Primo classificato, metri 256,97, Del Nero Francesco. Classifica assoluta, terzo classificato, metri 981,61, Pigliafoco Daniele. Secondo classificato, metri 996,72, Del Nero Francesco. Bravo. Chi sarà il primo? Classificato assoluto, metri 1032,69, Massa Alessio. Premia commissario tecnico Pietro Terraglia. Quale onore. Bravo! Bravo.
Terza classificata. Dov'è? Massa Carrara. Matteo Monti e Agile Grassi. Terza classificata. No, sbagliato. Sì. No, le pomodori domani le portiamo. Che Gianni? No, c'è la cameriera. Mezzo. Grazie. Secondo classificato, seconda sulla classificata. AST Car Fishing Lago di Bolsena. Grazie. AST. Prima sulla classificata. Prima società dopata. Dopata. No. Componenti, chiedile, Del Nero, Nicola, Del Nero Francesco, la Grossa Casters. Aspettate, è giusto, si è fatto far gagliardetto bello, guarda. Bravi! Questa coppa è stata offerta alla sezione provinciale di Viterbo, in quanto la società organizzatrice è residente sul Viterbo e quindi gli è sembrato opportuno omaggiare il vincitore assoluto della competizione. La sezione provinciale di Viterbo premia Massa Alessio. Bravo lì, bravo! Ragazzi, grazie a tutti. Grazie a te. Società campione d'Italia 2013, la Gloriosa Casters.